Vedi, colonnello, io non so se posso accettare la tua offerta. Ti do il doppio, non ti basta? Ok, diciamo che tu mi dai il doppio dei soldi che Joe mi deve. Ve l'ho già detto, ragazzi. Possiamo andare avanti tutta la notte. Non ho più un soldo, non posso pagarti. Io ti vendo il suo debito. Non capisco perché ti fai così tanti problemi ad accettare i miei soldi. Deve soldi a mezza città. Anche se io ti passo il suo debito, lui non sarà mai in grado di restituirti l'intera somma. Questo a te non deve interessare. Dai, diciamo che accetto. Che cosa devo fare? Ora chiamerai Joe e gli direi che i soldi che ti deve, adesso li deve a me. E che ha 10 giorni per pagarmi. Intesi? La trovi divertente? Più che altro una perdita di tempo. Se non fosse stato per voi due, quella ragazza al bancone sarebbe stata mia. Dico sul serio. Pago la tequila, il bicchiere di whisky e quello che ha preso la ragazza. Grazie. Non c'è di che. Ehi, ma dov'è che ti ho già visto? Beh, in televisione. Sono un personaggio famoso, sai. Lo sapevo, sei un attore. No. Un cantante, suoni in una band. No. E allora chi sei? Perché hai un'aria così familiare? Mi chiamo Joe. Joe Di Maggio. Come il giocatore di baseball. Stai scherzando? Ti chiami così veramente? In realtà il mio vero nome è Giovanni. Ma non deve saperlo nessuno. E tu come ti chiami? Lisa. Lisa. Gran bel nome. Che ci fa una ragazza carina come te nel locale più malfamato della città? Sinceramente ho visto di peggio. Guarda quello ad esempio, non ti sembra un avanzo di galera? Mi sa che ti ha sentito, ci sta fissando. No, sta fissando me. Lo conosci? Purtroppo sì, e temo proprio che dovrò andare. Ma non mi dici neanche chi sei? Domani a quest'ora, se ci sarai, ti dirò chi sono. Ragazzi, cercate solo di non sporcarmi la camicia, mi è costata $200. Complimenti Tyson, questa l'ho sentita. Ve l'ho già detto e ripetuto. Gli ultimi soldi che avevo li ho usati per offrire davvero a quella ragazza. Sei in un bel guaio, Joe. Se non riesci a pagarci, sai che cosa saremo costretti a fare. Colonnello, ho sempre detto che sei una persona inaffidabile, Joe. Non hai idea di quanto mi rattristi vederti così. Non sei nemmeno l'ombra dell'uomo che ho conosciuto 6 anni fa. Risparmiami le tue stronzate, colonnello. Io non ho i tuoi soldi. Se mi devi far fuori, fallo e basta. Altrimenti avrei una ragazza che mi sta aspettando. Ho un'idea migliore. Se non puoi pagare, farei il lavoretto per me. Scordatelo. Joe, non sei in condizione di dire no. Non hai altra scelta. Tu farai questa cosa per me e io cancellerò il tuo debito. Saremo pari. Che cosa dovrei fare? Thank you.
Qui dentro c'è una tuta. Mettila. Ma che? Poche storie, Joe. Infilati quella tuta. Ehi, controlla che sei ancora vivo. È ancora vivo. Neanche un graffio. Meglio per noi. Caricato le macchine. Abbiamo altri test da fare. Colonnello, non credevo riuscissi a trovare un volontario in così poco tempo. Ti sembra un volontario? Joe, ti presento il dottor Meyer. Lui è un chimico, anzi, è un genio. Non capisco perché non mi ammazzi e basta. Ma io non voglio che tu muoia. Sono vestito di denaro nella ricerca del dottore, è perché ho più una fiducia in lui. Sai, ha progettato lui la tuta che indossi. Dove gli avete sparato? Qua, nel petto. Sente male? Ah! Allora, cos'è questa storia? Ho un contratto con l'esercito. Vogliono una tuta in grado di resistere a ogni tipo di situazione ostile. Il dottor Meyer è un pioniere nella ricerca di tessuti indistruttibili. Non si preoccupi, con questa tuta indosso non sentirà nulla. Sentire cosa? Ah, quindi sarei la tua cavia. Chi meglio di te? Un eroe. L'intrepido Joe DiMaggio. Non ti dispiace se i miei riprenderanno il tutto, vero? I militari comprano il prototipo solo se avranno la prova che l'uomo all'interno riuscirà a sopravvivere. E che cosa dovrei fare? Correre. Modo più semplice di trovarlo. Aspetta, scappa, dottore, adesso non ho tempo. Ho inserito un trasmettitore nella tuta prima di consegnarlo. Basterà recuperare il mio portatile e scopriremo dove è diretto. Avevi considerato l'ipotesi che potesse scappare? O semplicemente non ti fidavi di me?
recupera il tuo portatile. Vai a casa mia e trovami. Voglio sapere dov'è, voglio saperlo subito. Dammi 2 minuti, segnale debole. Com'è possibile? Il trasmettitore può essersi danneggiato quando esplose la granata. Oh, forse Joe ha trovato la cimice e se ne è disfatto. Lo escludo, non è così furbo. Bel costume, amico! Ce l'ho! Rudy, chiama il Pincher! Vuoi chiamare il Pincher? Di certo tu non sei in grado di catturarlo, altrimenti l'avresti già fatto. Sta andando verso la stazione. Sto arrivando. Vieni. Te non ti muovere. Ciao, Donny. Ma come diavolo ti sei vestito, Joe? Mi fai entrare? Sono un po' corto di contanti, mi dispiace. Ti prego, ho bisogno che tu mi faccia entrare. Non è per chiederti i soldi, fidati. L'uomo che devi trovare ha una cosa che mi appartiene. La rivoglio. Devi essere più preciso, colonnello. Raccontami tutto. All'interno della tuta abbiamo nascosto un trasmettitore. Sarò io a guidarti. Ma sei impazzito? Il più pericoloso trafficante d'armi della città ti sta cercando e tu vieni qui. Non potevo tornare a casa mia, Donny. E comunque stai tranquillo che non mi hanno seguito. Non mi cercherà nessuno qui. Serve qualcosa? Sì, mi scusi, potrebbe tenermi il cane? Giusto il tempo di prendere la mira. Come? Si è fermato, è a pochi chilometri dalla stazione. Devi prenderlo vivo. Ah, la tuta potrebbe avere una borsa. Se la avessi ancora indosso, tieni presente quello che ti ho detto. Non riuscirai neanche a scalfirla. Inviami una sua foto. Ci serve vivo. Dobbiamo ultimare i test. Troveremo un altro candidato più tardi. Ora cerchiamo di recuperare il nostro investimento.
Se non rispettiamo gli accordi, lo sai che siamo morti, vero? Quindi cosa hai intenzione di fare? Questa sì che è una bella domanda. Di sicuro devo nascondermi per un po'. Hai considerato l'ipotesi di restituire il costume? Sì, come no. Dovrei soltanto andare alla colonnella e dirgli: ecco, qui c'è la tua tutina. Scusami se sono scappato. Ah, mi dispiace che uno di tuoi ci abbia rimesso la pelle. Che ci vuoi fare? La vita? Amici come prima? Di certo qui non puoi restare. Oggi hai miei problemi. Tolgo subito il disturbo. Mi serve solo il numero di telefono di quel tuo amico, il ricercatore, quello francese. Come si chiamava? Chi, Pierre? Sì, Pierre. Secondo te quanto può valere questa cosa? Se è vero quello che mi hai detto, una fortuna. E da dove salta fuori questo Joe? È solo un perdente con un vizio del gioco d'azzardo. E perché hai scelto lui? Joe fino a qualche anno fa era un pompiere. Era anche bravo. Era il primo a lanciare strade in fiamme. Poi un bel giorno ha mollato. Per quale motivo? La paura, dottore. La paura. Joe ha collezionato in 6 anni di servizio qualcosa come 258 salvataggi. Era famoso per questo. I giornali parlavano spesso di lui. Una volta ci fu un incendio nel municipio e salvò la vita al sindaco. Poi, 3 anni fa, un vecchio palazzo in centro prese fuoco. Lui e Barry entrarono per primi. Barry era il suo migliore amico. Quando il pavimento gli frammò sotto i piedi, Joe, sì, cercò con tutte le sue forze di salvarlo, ma non ci riuscì. Joe fu l'unico a salvarsi da quell'incendio. Per i media diventò un eroe, l'indistruttibile Joe. Un candidato perfetto per collaudare un uniforme indistruttibile, no dottore? Come sai tutte queste cose su di lui? Barry era mio fratello. Sai, pensavo che forse potresti prestarmi la macchina. Mi dispiace, l'ho venduta. E la pistola invece? Ce l'hai sempre? Sì, ma non credo di potertela dare. Perché? Perché servirà a me. Pensa tutte le volte che ti sei approfittato di me, chiedendomi soldi che non avevi mai restituito, o alle botte che mi sono preso per pararti il culo. Adesso è il mio turno, non credi? Non ti serve quella. Vuoi vendere il costume a Pierre e tenerti i soldi? Fa pure. Però ti prego, lasciami qualche spicciolo per lasciare la città. Se vendo a Pierre la tuta del colonnello, dovrò passare la vita a guardarmi le spalle. Credo proprio che la tuta debba tornare al legittimo proprietario. Cavia compresa. Thank you.
rispondi. Ciao Lori, notizie del colonnello? Ancora niente. Sarà impegnato a terminare il test. Lo voglio sperare. Ok, allora si mette subito al lavoro, dottore. Va bene, entro mercoledì avrà il suo acconto. Ciao, la saluto. Era il dottor Meyer, ha detto che il prototipo è stato rubato. Rubato? E da chi? E tu ci credi? Io penso che il colonnello stia solo cercando di temporeggiare. Così, dal momento che il dottore si è offerto di fabbricarsi una tattuta, ho pensato di accettare. E se fosse vero che è stato rubato? Risparmieremmo un sacco di soldi se cercassimo il prototipo originale. Oh, non ti preoccupare. Quando il colonnello saprà che è stato tagliato fuori dalla trattativa, sarà lui in persona a consegnarci il prodotto originale. Stai cercando di evitarmi, dottore? Ho parlato con i compratori. Non sono più interessato alla questione del tutto. Colonnello, mi hanno offerto più soldi, sinceramente ne ho bisogno. Gli affari sono affari del resto. Io sono stato l'unico a credere in te, a finanziare i tuoi esperimenti. E adesso tu? Tu mi tagli fuori? Sono 4 anni che lavoro a questo progetto, voglio ciò che mi spetta. Per colpa tua, Larved. Adesso vorrà la mia testa. Rudy, aiutalo a vestirsi. Adesso farei un bel volo, Joe. Questo è il penultimo test. Io ti ucciderò con un anello. Ah!
questo cos'è, l'ultimo test? Quello del coltello? Cosa devo a questo gesto eroico? Perché ne so? Istinto, credo. Sono nato per salvare vite. È quello che Barry ripeteva spesso. Ma non illuderti. Le cose tra me e te non cambiano. Sei messo male, colonnello. Credevo avessi un accordo con quelli della Arnett. Lo chiamerei ritardo sulla consegna. E ti mandano un plotone stile Scarface. Ho fatto fuori il dottore. Era l'unico che poteva replicare il costume. Complimenti. Dai, adesso puoi dirmelo. Cos'altro può fare questa tuta? Colonnello.